Ci sono due oggetti che noi abbiamo presentato in una mostra l'anno scorso, è sempre una riedizione di un progetto di allestimento dei castiglioni del 1957 che era stato fatto a Villa Olmo a Como e si chiamava Colori e forme della casa di oggi. I castiglioni presentano ancora una volta il loro modo di presentare gli oggetti facendo degli oggetti molto dinamici. E in questo caso già nel 57 c'è un sellino da bicicletta che si muove, che va in giro e che serviva per rispondere ai telefoni quando i telefoni erano a muro, quindi uno velocemente rispondeva al telefono e poi andava via ed era scomodo perché rispondere al telefono all'epoca costava, quindi tutto torna anche nel suo gioco ironico, no, di presentare il progetto. Se no c'è una poltrona con delle ruote, cubo si chiama, quindi una forma rigida che però ti sorprende nel momento in cui ti siedi. Ma anche il sella, questo sedile, è un sedile che viene spostato sia nella stanza, a seconda ovviamente dove era il telefono, dove si poteva spostare il telefono. In questa logica era sempre l'idea dei Castiglioni di avere delle stanze che si modificassero nel tempo. Infatti nella mostra di Villa Olmo degli anni 50, loro non solo avevano questi oggetti, ma avevano anche degli altri oggetti invece anonimi, tipo delle chaise longue, delle cose che potevano essere piegate e nel momento in cui non ce n'era bisogno venivano attaccate alla parete. Ecco, questa era l'idea che i Castiglioni avevano di stanze che potevano vivere con attività diverse durante la stessa giornata.